Microdentist è una bellissima avventura perché il nostro lavoro, che è medico e chirurgico, viene sempre accompagnato da una percezione molto negativa da parte dei pazienti, in quanto c'è terrore di questa poltrona. Però noi siamo in Toscana, Toscana è la terra di Michelangelo, di Leonardo. È la terra dove è nato il Rinascimento e soprattutto è la terra di Galileo, il padre dell'ottica. E qui la Toscana e soprattutto Firenze per anni sono stati uno dei poli mondiali per la ricerca scientifica e lo sviluppo delle nuove tecnologie in ambito di ottica fisica. Noi siamo stati quasi naturalmente risucchiati in questa passione per quello che è la microscopia operatoria, per quello che è lo sviluppo della tecnologia di laser. Quindi noi dall'iniziale connubio fra il microscopio e il laser abbiamo creato un centro di aggregazione per le nuove tecnologie che poi si sono andati via via sommando e integrando fra di loro per dare come risultato una nuova frontiera della odontoiatria clinica. Molto meno dolore, dolore inesistente, molti interventi si fanno senza anestesia, molti interventi non hanno più bisogno del bisturi grazie al microscopio che riesce a farci lavorare con un'invasività minima. Diciamo, molti interventi danno risultati in tempi molto più brevi e soprattutto risultati migliori rispetto a quelli che potremmo ottenere senza l'ausilio delle nuove tecnologie. Microdentist è nato 10 anni fa come istituto per la ricerca e formazione nelle nuove tecnologie, con il principale obiettivo quello di insegnare ai colleghi a utilizzare il microscopio operatorio e il laser. E via via si è fatto conoscere soprattutto in ambito internazionale. Oggi abbiamo molti colleghi che addirittura vengono dalla Scandinavia, che tradizionalmente è un posto dove siamo sempre andati noi a imparare e a ricevere formazione da parte dei colleghi scandinavi. Il primo impatto di incredulità da parte dei pazienti quando gli si propone un approccio terapeutico così innovativo per il quale alcuni di loro fanno addirittura fatica a immedesimarsi nella realtà che si trovano davanti, i pazienti poi si trovano assolutamente a loro agio e hanno un feedback anche dal punto di vista psicologico che ci può far tranquillamente affermare che è sparita la paura della poltrona del dentista.